Palestra comunale di Canicattì, terzo turno del campionato di calcio a 5 femminile, a render visita dalla compagine Racinara il Camaro di mister Tiziana in poco. Reduce da due vittorie in altrettante uscite, le neroverdi si schierano con il quintetto iniziale composto da Merlino, Gatto, Miano, De Gaetano e Marchetta. A disposizione Priolo, Sottile, Cristiano, La Spina, Caristi e Fascilla. Risponde il Città di Canicattì con Giardina, Riggio, Manzella, Patti e Montante, con a disposizione Zagarella, Messina, Clata e Dinaro, Putano, Garlisi e Di Stefano. Pronti e via, e possiamo partire con la prima occasione di marca nero-verde con il tentativo di Marchetta neutralizzato dall'estremo difensore locale. La risposta del Città di Canicattì non tarda a farsi attendere, la conclusione lambisce il palo alla destra dell'estremo difensore nero-verde, poi Martina De Gaetano ci prova dall'istante. Distanza, si spegne sul fondo il suo destro, di lì a poco trova il vantaggio il Camaro con il tiro di Miano salvato dalla difesa, poi Marchetta recupera e con un preciso mancino trafigge l'estremo difensore del Città di Canicattì, lancio lungo per Marchetta, non trova però l'impatto con la sfera, la difesa del Camaro libera l'area dopo un'azione manovrata da parte del Città di Canicattì che pareggia con la conclusione di Garlisi che beffa Merlino. 1-1 il parziale alla palestra comunale di Canicattì. Camaro che non si perde d'animo e continua ad offendere trovando le risposte da parte di Giardina che qui è prodigioso col piedone. Dall'altro lato Città di Canicattì non resta a guardare e testa per ben due volte gli splendidi riflessi da parte di Merlino. Poi segue la conclusione di Riggio che va fuori. Contro risposta delle ragazze di mister Tiziana in poco con Marchetta che prova a insidiare la porta ancora una volta di una Giardina in versione super, anche il tentativo di Gatto che lambisce la trasversale, ma prima del duplice fischio arriva il nuovo vantaggio, suolata perfetta di Cristiano e Mancino che batte questa volta sì Giardina, 2-1 per il Camaro alla pausa grazie alle marcature di Marchetta e Cristiano intervallate dal parziale pareggio da parte di Garlisi. Passiamo alle nostre immagini allora al film della ripresa che si apre ancora una volta con la bella giocata di Marchetta che in parallela continua con la suolata, riesce a servire Cristiano, la risposta da parte del portiere del Città di Canicattì, poi un'azione confusionare in area di rigore, doppio intervento miracoloso di Giardina prima che le ragazze di Mister in poco depositino la palla in rete, ma gioco fermo per carica al portiere avversario prontamente smentito dal nostro replay. Resta comunque il prodigioso doppio intervento da parte di Giardina. Città di Canicattì che risponde qui con questa classica azione da pivot che trova anche la rete del 2-2 e Montante questa volta a battere Merlino. Ci riprova il Città di Canicattì ma questa volta fa gli straordinari il portiere di mister in poco. Camaro che resterà anche in inferiorità numerica complice la seconda ammonizione commissionata ai danni di Miano. Dalla punizione di Riggio arriva il vantaggio delle Città di Canicattì che sa di beffa per le ragazze nero-verdi che non si perderanno d'animo e prima salveranno in extremis un attacco del Canicattì da pochi passi per poi versarsi in attacco per l'ultima offensiva all'arma bianca, il tentativo di Cristiano, poi Marchetta, la parata provvidenziale di Giardina all'ultimo minuto di gioco, però è Marchetta a guadagnarsi il sesto fallo, tiro libero allora allo scadere per il Camaro, si presenta Martina De Gaetano dai 9 metri, il destro di De Gaetano a 2 per 2 con Giardina ed il pareggio del Camaro allo scadere, inesperato ma quanto basta per mantenere l'imbattibilità e la vetta della classifica in coabitazione con il Futsal Ragusa. Un saluto amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima.